Ciao! Tornata alla vecchia postazione perché c'è una bella luce naturale. Sto girando con la Nikon, non so quanto sia eccezionale. Come si dice? Ok, la visuale, insomma, vabbè. Finalmente faccio l'Ask Miss Gerberina o Ask Silvia, come preferite. Sinceramente, forse dovevo sceglierne uno dei due, però vabbè, facciamo un mix. Miss Silvia, non si può sentire. Allora, comincio con rispondere a tutte le domande che mi avete fatto. Naturalmente non tutte. Ho scelto le domande a cui non avevo già risposto e risponderò innanzitutto a una domanda e non citerò nessuno proprio perché me ne avete fatte tutte, mi avete fatto la stessa identica domanda. Infatti speravo che prima di commentare leggevate un po' quali erano le domande in modo da averne tante differenti, ma mi avete fatto quasi tutti la stessa domanda e quindi rispondo alla primissima domanda che mi avete fatto, penso veramente su 245 domande, 200 erano riguardanti questo argomento, ovvero se voglio avere un altro figlio e se avessi avuto una femmina, come l'avrei chiamata? L'avevo già detto in un video, ma mi rendo conto che è un video vecchissimo e quindi rispondo adesso. Se vogliamo avere un altro figlio, avevo già risposto anche a questa domanda, ma vedo che è gettonata. Sì, io vorrei molto, Lillo ancora non se la sente, anche perché ci sono altre cose, diciamo, che ci portano un po' a sviare l'argomento. Io non ne parlo più, non lo chiedo più. Anche se, ripeto, sarebbe un mio grande desiderio, però mi rendo conto che in questo momento non sarebbe possibile, però mi piacerebbe molto, non tanto per una questione mia di avere una seconda gravidanza, ma proprio per fare una compagnia a Stefano, perché penso che un fratello e una sorella siano con te per tutta la vita. Non è sempre così perché conosco casi di fratelli e sorelle che non si parlano da una vita, però sì, mi piacerebbe molto. E se la seconda domanda, se avessi avuto una femmina, come l'avrei chiamata? Io avrei voluto chiamarla Taisia, con la I lunga. Credo sia un nome brasiliano, non vorrei sbagliarmi, un po' come Thais di Striscia la Notizia, però è Taisia. E mi è sempre piaciuto, però Lillo proprio no, più che altro perché Lillo ha la fissa, tra virgolette, di voler dare per forza un nome italiano ai bambini. E quindi Taisia non gli piace molto. Comunque, a parte questo, vado avanti con le domande. Quindi ringrazio tutte quelle che me l'hanno fatta, però non ve posso citare tutte perché siete tantissime. Martina Capobianco mi chiede: vorresti che Stefano ridiventasse un neonato? Allora, Martina, prima di tutto, un grandissimo bacio e grazie perché mi hai fatto la domanda. Oddio, alcune volte sì, mi piacerebbe perché l'ho desiderato talmente tanto che nel momento in cui è nato, un po' la stanchezza, un po' la novità, credo di non essermelo goduto appieno, in quanto, ripeto, il cesareo, la stanchezza, lo stress di tutto quello che era stato il preparto, diciamo. E quando ho avuto questo fagottino tra le braccia, non mi sono goduta il momento. Quando è nato, io non sono riuscita nemmeno a piangere. Sembra brutto dire, non mi ricordo di aver provato un'emozione vera, reale, come quando quelle che si vedono nei film, quando tu abbracci tuo figlio per la prima volta, comunque ti commuovi, ti viene da piangere. Io sì, gli ho detto amore di mamma, ma ero stordita, non riesco a ricordare, non credo di non riuscire a ricordare, credo di non aver provato, sembra brutto da dire, ma di non aver provato nulla in quel momento, perché secondo me è vero che il cesareo ti porta psicologicamente a pensare che non lo hai fatto tu questo bambino, anche se io avevo sofferto, però il fatto di fare un parto naturale tu l'hai veramente partorito e quindi hai dato tutto per portare alla vita tuo figlio. Il fatto del cesareo secondo me ha creato una sorta di distacco, in più ero, non dico legata, ma avevo le braccia bloccate e quindi non l'ho potuto abbracciare quando me l'hanno dato. Anche in quel momento vicino io non riesco a ricordare che cosa ho provato, tanto ero stanca e quindi vorrei tornare indietro per essere felice di averlo tra le braccia. È una sensazione che ho capito parecchi giorni dopo, anche perché i giorni che ho passato in ospedale non riuscivo a prenderlo,
stato tutto strano. Credo che la prima volta proprio che mi sono sentita felice è stato quando lui mi ha sorriso per la prima volta. Lì ho capito che era mio. Però ne parlavo ieri con Lillo, lo vedevo camminare per casa, ormai c'ha quasi 3 anni. E io ho detto, cioè, io lo guardo e certe volte dico, ma cioè io c'ho, ma chi è sto ragazzino? Cioè, ma è mio? Nel senso che io ancora, io non mi rendo realmente conto di avere un bambino col tutto che mi assorbe tanto, 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 non mi rendo conto di avere sto scriccioletto per casa. Ancora mi sembra una cosa surreale. E ditemi voi chi ha passato il calvario dell'iter, dell'inseminazione e di cose varie. Dopo tanti anni che tu cerchi qualcosa e ce l'hai, non ti sembra reale. Io ancora non riesco, sembra una stronzata, ma non riesco ancora a credere che lui sia mio. Tante volte lo guardo e dico, ma è mio sto nano, è una cosa stranissima. Mi sono dilungata, però era una sensazione un po' arzigogolata. Mava 83-85. Ho scelto questa domanda perché è tosta, ovvero mi chiede pro o contro l'utero in affitto? Ci tengo a dire la mia in quanto io ho fatto un percorso del genere, no? Allora, parentesi, ognuno è libero di fare ciò che vuole, tante sono contro il mio percorso inseminazione e il mio percorso inseminazione è stato, tra virgolette, il più naturale possibile, in quanto i miei ovuli erano i miei e il seme era di Lillo, quindi non c'era nulla di estraneo a noi. E già tanti vedono male questa cosa, però io rispetto le idee altrui. Io personalmente sono contro l'utero in affitto, in quanto la vivo come voler avere un figlio sì a tutti i costi. Ma se io già non, è difficile, se io già non mi sentivo mio figlio, che l'ho partorito, cioè ce l'avevo io nella pancia, l'ho sentito 9 mesi, non me lo sentivo mio una volta fatto, partorito con il cesareo, credo che non me lo sentirei mio se il bambino venisse appunto da un altro utero, cioè una mamma che tiene in grembo 9 mesi un bambino, è lei la sua mamma, anche se gli ovuli sono i miei e il seme è di mio marito, però è comunque ha vissuto 9 mesi in un'altra persona, è quella mamma che l'ha portato in grembo e quindi per una cosa mia personale non me lo sentirei, non mi sentirei di affrontare un percorso simile e anche se la persona che ti dà l'utero in affitto è anche brutto dirlo, mi sentirei terribilmente in colpa a strappare il bambino a quella donna, anche se, ripeto, gli ovuli e il seme fossero di mio marito. Però secondo me è come se fosse lei la sua mamma, perché è stata la sua casa per 9 mesi, la sua protezione. E quindi non sono molto d'accordo in questo, però accetto e rispetto chi arriva a una decisione del genere, perché tante non possono portare in grembo il bambino per tantissimi motivi. E quindi cerco di capire quelle persone perché a me non è capitato. Noi abbiamo sempre detto, se riusciamo con le nostre possibilità, tra virgolette, ad avere un bambino bene, ma se io dovessi chiedere, dovessi fare l'ovodonazione, ovvero prendere gli ovuli di un'altra donna, ok, e fecondarli con il seme di mio marito, già non sarei stata d'accordo. Oppure prendere il seme di mio marito, prendere i miei ovuli e il seme di un altro, non sarei stata comunque d'accordo, doveva essere una cosa mia e sua. E per fortuna ci siamo riusciti, però so che tante persone non riescono e arrivano ad altre tecniche. Però ripeto, è una mia idea personalissima, io rispetto tutte le decisioni, perché nella vita non si sa mai quello che ci può succedere e quindi accetto tutto, è una mia decisione, ripeto. Regina Undercore si dice PH29. Ciao Silvia, la mia domanda è: quando eri piccola, che rapporto avevi con tua sorella? Mi piace questa domanda perché per chi non lo sapesse, di mia sorella ci passiamo 10 mesi e mezzo di differenza, quindi pochissimo, io dell'80, lei dell'81, io maggio, mia sorella aprile. Quindi gemelle, ci scambiavano tutti per gemelle. Il rapporto con mia sorella da piccola è stato bellissimo,
soprattutto proprio da piccoline, quindi che ne so, verso fino ai, posso dire fino agli 11 anni, in simbiosi, sorelle gemelle. Siamo sempre state tanto d'accordo, abbiamo sempre giocato tantissimo insieme, Barbie, Playmobil, giù con tutti con gli amichetti, non ci dividevamo mai, abbiamo sempre dormito nelle camere insieme fino a 18 anni, credo, sempre nella stessa camera insieme, siamo sempre state legatissime. Passata la fase degli 11 anni, verso i 13, 14, anche 15, sempre legatissime, ma abbiamo cominciato un pochetto a scannarci, ma credo sia normale, ma scannarci veramente, tipo litigate, prendersi per i capelli. Mia madre non ci guardava manco più, ormai ci aveva preso un po' abitudine, poi noi era tutto un bo, magari ci scannavamo dopo 2 minuti, stavamo lì a piangere, abbracciarci. E poi c'è stato un momento dove eravamo più grandi, io già convivevo e lei anche. Che c'è stato ci sono state delle brutte litigate, anche una certa separazione, dovuto un po' a incomprensioni e cose varie, ma per fortuna, ci siamo ritrovate. Ecco, non è durata tantissimo questo distacco, anche perché per me mia sorella è la linfa. Sono contenta di avere una sorella, ecco perché spero un domani di poter dare un fratellino a Stefano. Spero che non avvenga troppo tardi, perché comunque, ripeto, sono relativamente giovane, ma ho comunque 35 anni, e tra mettere al mondo un bambino, programmarlo, che ti viene, gravidanza, bla bla bla, comunque gli anni passano e non te ne accorgi. Ok, vaniglia e cannella, che bacio Cristina, anzi un augurio speciale perché pure lei è in gravidanza, mi chiede, ciao Silvietta nostra, mi chiedevo se dopo il parto avessi sofferto un po' la cosiddetta mancanza del pancione. E se sì, come l'hai affrontata? Ormai sono al settimo mese, ovviamente non vedo l'ora che arrivi la nostra bambolina, però al contempo penso che già mi mancherà l'indescrivibile sensazione di sentire i suoi movimenti, il singhiozzo e la certezza che sia sempre al caldo e al sicuro con me. Sicuramente la felicità di averla con noi sovrasterà ogni altro sentimento, ma molte mamme mi parlano di questa mancanza e volevo conoscere anche la tua storia. Un bacio grande, grazie della splendida, spontanea e soprattutto sincera compagnia che fai a tutte noi con i tuoi video. Allora, mi piace questa domanda, credo di non averne mai parlato. Avevo tantissima paura della mancanza del pancione. Quando ho partorito, la prima cosa che ho detto è: ancora c'ho la panza. Cioè, non vedevo l'ora che mi si togliesse quel gonfiore, quella tensione, anche perché io all'ultimo veramente avevo la pancia tosta, dura, non ne potevo più, non riuscivo più a dormire, anche perché essendo sempre stata magrolina, gli ultimi mesi li ho sentiti parecchio, pur non avendo un pancione enorme, però non riuscivo a dormire, mi faceva male la schiena, mi giravo da una parte e mi faceva male, mi giravo dall'altra e mi faceva male. Onestamente, non ho avuto questa mancanza del pancione. Soprattutto i primi 8-9 mesi, verso i 9 mesi ho cominciato ad avere il desiderio di avere un altro bambino, ma non tanto la mancanza della pancia, perché era veramente, veramente ingombrante e m'ero stancata, onestamente. Sembra una cosa assurda, io ho sempre desiderato avere il pancione. Una volta che sono arrivata quasi al termine della gravidanza, veramente non ce la facevo più, perché mi sentivo stanca, indolenzita, mi tirava tutto, mi sentivo goffa. E quindi no, adesso ti dico che mi piacerebbe avere una seconda gravidanza, ripeto, più per Stefano, però se dovessi pensare di avere di nuovo il pancione mi farebbe piacere, questo sì, però se ti dovessi dire la mancanza del pancione, no, sicuramente, secondo me, no. Non credo che la sentirai, per quel poco poco che posso conoscerti, non credo che la sentirai, perché vieni catapultata da un mare di cose, di sensazioni, di cose che ti sovrastano, che il pensiero del pancione è l'ultima cosa a cui pensi. Forse più avanti sentirai un po' la mancanza, però nell'istante immediato in cui partorirai, secondo me, no. E ti faccio tantissimi auguri e mi raccomando, quando partorisci, la prima cosa che voglio in privato mi rimanda la foto. Mettete l'anima in pace, devo vedere sta piccoletta. Ludovica Ar underscore Alaimo. Ciao Silvia, spero che tu e tutta la tua famiglia stiate bene. Ti volevo chiedere da ragazzina che tipo eri, timida o impacciata, oppure sicura e spavalda?
Ero sicuramente timida e impacciata. Ero, tra virgolette, l'ultima della classe che guardavano le persone, gli amici. Ero la più insipida, la più bruttina, ero magrissima, invece già le altre, magari già a 11 anni erano già formate con il seno. Io ero proprio la classica bambina. Io parlo ragazzina, quindi già parlo delle elementari, ok? Quando ero più piccola, no, ero un maschiaccio, sempre allegra, ero un bel tipetto, cioè avevo un bel caratterino. Però già nel periodo scolastico sono cambiata, sempre molto timida. Anche da ragazzetta, se passavo di fronte a una comitiva, mi prendeva l'ansia, mi vergognavo, abbassavo la testa. Sono sempre stata molto molto timida e tuttora lo sono. Tanti mi dicono: come fai a dire che sei timida quando hai un canale YouTube? No, me l'hanno chiesto un sacco di persone. In realtà sono molto timida e il fatto di avere un canale YouTube forse mi ha aiutato tanto, mi ha aperto. È vero che all'inizio dici stai davanti alla telecamera da sola, non c'è nessuno, ma all'inizio io ero comunque timida e vergognosa, pur non avendo un riscontro di pubblico come adesso, cioè avevo 2 iscritti, no? Quindi chi mi vedeva? Nessuno, eppure mi vergognavo tanto. Però adesso anche il fatto che ne so, che qualcuna mi riconosce per strada, magari in un altro momento sarei diventata viola di tutti i colori, adesso invece mi fa tanto piacere perché non vi vedo. Cioè io vi vedo veramente come persone che conosco, anche se non vi ho mai visto, soprattutto con quelle che mi commentano sempre, sempre, sempre. Io riconosco i nomi, quindi quando tu, che ne so, una mi dice io sono Tizia e io gli vado a dire il nick completo, io sono felice che mi ricordo di te che mi hai scritto, ok? Non so se riesco a farvi capire un po' il discorso, quindi ormai per me siete veramente amiche virtuali, ma amiche, mi sembra di conoscervi, anche perché nelle vostre tantissime lettere private mi scrivete vita, morte e miracoli della vostra vita. E io mi ricordo le vostre storie perché in prima persona a volte me ne faccio carico, sbagliando, però assorbo molto di quello che mi dite, non è un leggere così e dire sti cazzi, ok? Scusate il termine. Quindi assorbo molto da quello che voi mi dite e quindi mi sembra di conoscervi da sempre. Quindi sì, ero timida comunque da piccola. Questa mi piace, Margherita Var. Ciao Silvia, ciao Marghe. Come ha reagito la tua famiglia quando hai deciso di aprire un canale YouTube? Allora, la mia famiglia non sapeva neanche cosa fosse, come me d'altronde, no? Io mi ci sono un po' buttata così, non capivo un cavolo di quello che stavo facendo. Quando hanno cominciato a capire quello che succede, capire tra virgolette, l'hanno vissuta proprio tranquillamente perché pensavano fosse una vera scemata. E secondo me non capivano: sì, c'è il canale, parli, ma che fai? Pure qualche amica mia: sì, parli, che fai? E perché lo fai? Cioè, non riuscivano tanto a perché non stavano nel mondo YouTube, no? Non capivano. Sinceramente non so quando hanno cominciato veramente a capire cosa facessi. Anche Lillo all'inizio non era. Sì, l'ha vissuta come una cosa mia, ma secondo me l'avevano vissuta tutti un po' come una scemata. Quando hanno cominciato a vedere il riscontro di pubblico, magari le ragazze che mi fermano in strada, oppure quando avete cominciato a mandarmi tutti quei regali, mia madre dice: no, ma queste ragazze sono fantastiche, cioè è rimasta, come per dire, com'è possibile che mia figlia parla da sola davanti a una telecamera e poi fuori succede questo? E quindi è stata una cosa che hanno capito piano piano, ma all'inizio non capivano neanche cosa facessi, neanche mi guardavano loro nei video perché non sapevano cos'era, ok? Invece adesso spesso mi guardano, soprattutto i vlog, perché sanno che c'è sta Stefano e quindi se vanno a guardare nipote non gliene frega tanto di me. Questa mi è piaciuta di domanda. Un bacio Margherita, grandissimo. Pasquale Maddi. Ciao Silvia, credo Maddi sia Maddalena o Matilde. Comunque, tu e Lillo non avete mai avuto una crisi, diciamo un periodo, un momento brutto, però superato? Come l'avete superato? No, sinceramente, noi abbiamo avuto tante discussioni dopo che è nato Stefano. A un certo punto c'è stato un momento nel quale non eravamo più noi, perché eravamo veramente troppo assorbiti da tutto quello che è avvenuto dopo con la nascita di Stefano. Io ero stanchissima, magari lui arrivava a casa stanco dal lavoro, ma anche io ero stanca e quindi magari capitava che io
fossi un pochino più nervosa con lui, lui poteva essere nervoso con me, ma sbagliando non ci dicevamo niente, ok? Magari io ce l'avevo con lui, lui ce l'aveva con me perché io ero nervosa, non ci dicevamo niente, capitava che magari, che ne so, dopo 4, 5, 6 giorni sbottavamo e magari ci scannavamo. Scannavamo no, però magari parlavamo, ok? Ci dicevamo no perché tu sei nervosa, no perché tu hai fatto questo. C'è stato veramente un momento un po' difficile, nel senso che, ripeto, non eravamo più noi a livello proprio intimo, di coppia, ok? Un po' distanti, mai disinnamorati, nel senso che comunque se abbiamo discusso poi dell'argomento era perché tenevamo comunque all'unione della coppia. Abbiamo sentito tanto noi il distacco da coppia una volta nato Stefano, non dovuto a noi perché noi in tutti i modi cercavamo di stare insieme, ma come sapete Stefano, ripeto, non è un bambino che ha dormito mai né di giorno né di notte, e quindi i nostri momenti per stare insieme, ma anche solo per guardare un film, erano pari a zero. E non è che dici, senti, ci metti il pomeriggio perché lui dormiva 15 minuti e pum, era sveglio, quindi io dovevo fare avanti e indietro per riaddormentarlo. È stato molto difficile. Vi posso dire che forse le cose si sono riassestate un po', vi dico proprio la sincera verità, da quando Stefano ha iniziato a prendere la melatonina per agevolare il ritmo sonno-veglia. E quindi da lì è cominciato tutto a risistemarsi un po'. Però ci sono stati periodi più difficili, ma non di crisi o rotture o cose del genere, perché come ho sempre detto noi parliamo molto come coppia. E anzi, un consiglio che posso dare alle coppie è di parlare sempre tanto, di non tenersi tutto dentro. Perché se voi tenete dentro, mandate giù, però poi escono fuori nel momento e nel modo sbagliato, e lì poi ci possono essere veramente delle rotture. Quando c'è un problema cercate di parlarne subito, in modo che non sale la rabbia e riuscite a comunicare senza aggredirvi. Deborah Cambareri, credo di averlo letto bene. Ciao Deborah, ciao Silvia, io e mia sorella ti seguiamo da tanto, mia sorella ti commenta ogni tuo video, Graziella, quindi un bacio pure a Graziella, grazie. Perché tu, Deborah, non commenti mai i miei video? Scherzo. Allora, sei gentilissima, rispondi sempre. Allora, cosa ne pensi? Questa è una domanda scottante. Cosa ne pensi delle leggi per il matrimonio degli omosessuali e per l'adozione dei bambini a queste coppie? Salutami. Salutami e saluta anche mia sorella. Ragazze, un bacio a Deborah e un bacio a Graziella. La domanda mi piace, anche qui ripeto, è un mio parere personalissimo, io ho deciso di rispondere apposta a queste domande perché sono un po' diverse da tutto quello che mi chiedete di solito. Mia opinione personale, io sono pro gay, ok? Credo che siano delle persone normalissime come noi, sinceramente qui si alzerà un putiferio, io accetto i matrimoni tra omosessuali, perché ripeto, per me sono persone come noi, amano come noi, anzi a volte se le cose sono difficili burocraticamente per noi etero, penso che per le coppie gay sia ancora più difficile, si amano e non capisco perché non debbano unirsi in matrimonio, ok? Io sono una romanticona. Per quanto riguarda l'adozione, io credo la stessa identica cosa, credo che non è vero che un bambino abbia bisogno di un padre e una madre, perché sono convenzioni. Credo che un bambino abbia bisogno di genitori, di persone che lo amano, sappiano indirizzarlo, sappiano educarlo e sappiano insegnargli i valori della vita e a rispettare il prossimo. E questo non lo fa indipendentemente un uomo e una donna. Lo possono fare benissimo due donne, lo possono fare benissimo due uomini. Angela Costa mi chiede, se potessi scegliere di tornare indietro, cosa vorresti fare? Questa domanda mi è piaciuta subito, perché la prima cosa che ho pensato è, non so di preciso dove e come, ma so con chi. E vorrei stare con mio nonno, vederlo un'ultima volta, abbracciarlo, tornare indietro a quando eravamo tutta quanta la famiglia insieme. Questa è una cosa che proprio mi piacerebbe fare se avessi la macchina del tempo, riabbracciare mio nonno, quello sì, sentire il suo odore, le sue mani, la sua voce. Allora, ragazze, io, siccome ci sono ancora tantissime domande, cercherò di rispondere in un altro ask a quelle che ho saltato. Per il momento vi ringrazio, vi do un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!